La partita va raccontata in due modi, onestamente, perché quando abbiamo iniziato abbiamo valutato il fatto di capire quanti giocatori avevamo dal riscaldamento e preso atto dell'indisponibilità di Ulanio, che era presente in panchina solo per onor di firma, come Fanti, si è fermato anche uno dei due under che avevamo per dei problemi fisici. Quindi abbiamo affrontato questa partita ruotando sei giocatori più Signorino che ha giocato qualche minuto. E detto questo, era molto difficile pensare di poter giocare una partita contro Chiusi, che l'ho detto in sede prepartita, è probabilmente la squadra che sta più stupendo all'interno di questo campionato. Poi c'è l'altra parte del racconto che continua a dar credito a questo gruppo di avere dei valori molto importanti, la voglia di non mollare, e ci ha permesso di fare una partita totalmente al di sopra dei nostri standard, perché abbiamo cercato di mascherare le rotazioni corte con qualche adattamento tattico, usando tanti cambi, cercando sicuramente anche qualche tiro forzato in piuma, perché non avevamo forze ed energie per poter andare a giocare 24 secondi tutte le azioni. Tutto questo ha portato a un finale punto a punto in cui mi rimane un po' l'amaro in bocca per una palla persa molto banale, nonostante poi l'abbiamo rimessa in piedi con la grande tripla di Lorenzo dall'angolo, e al supplementare non ne avevamo più, non ci sono da giri di parole da fare, era veramente finita la benzina. Avevamo giocatori che stavano in campo da 45 minuti senza aver preso neanche 20 secondi di riposo, quindi loro hanno avuto Musso, che ha avuto modo di riposarsi un pochino durante la partita ed è stato glaciale nell'ultimo momento, con anche Pollone con l'ultima tripla. Noi indubbiamente non avevamo più, però viste le premesse, mi prendo sicuramente l'ennesima reazione, l'ennesima dimostrazione di gruppo di questa squadra, e ce la teniamo stretta cercando di recuperare un pochino di energie per questo finale di campionato che continua a levarci pezzi, ma speriamo di recuperare qualcuno per le prossime. Damiano, quanto rammarico c'è aver perso una partita così recuperata all'ultimo secondo e anche un'azione di quel fallo subito da Simone Pepe e sanzionato con due tiri liberi e non con tre. Le riprese indicano chiaramente che Simone aveva il piede al di là della linea e stava tirando da 3 punti. Il Quindi è un ramare. punto il 79 pari al 40esimo che ti può cambiare. Certo, bisogna segnarlo il tiro libero, però. Certo, il rammarico è tantissimo, e onestamente ti dico, la mia componente emozionale in questo momento è un po' a metà, perché mi rendo conto che c'è frustrazione perché ce l'avevamo questa partita. Poi mi rendo conto però che l'abbiamo giocata in delle situazioni, in una condizione francamente difficile. Per quanto riguarda l'episodio, tra l'altro ce l'ho bene in mente, i due tiri liberi sono stati fischiati a Simone perché è stato definito un contatto sul passaggio di Simone. Adesso non mi capacito di come Simone potesse passare la palla in quella situazione, e quindi se viene valutato passaggio sono giusti i due tiri liberi. Secondo me era palesemente un tentativo di tiro da 3 punti, però inutile star qui troppo a recriminare, un episodio che sicuramente pesa, brucia un po', però ne prendiamo atto. Un'altra cosa, Damiano, rispetto alla partita al recupero di mercoledì scorso qui contro Scafati, il rendimento e l'apporto alla squadra dei due americani, di Hill e di Carroll, è stato completamente diverso. Oggi hanno fatto davvero gli americani, hanno segnato i punti, hanno fatto quello che dovevano fare, mentre contro Scafati erano rimasti un po' in ombra. Cos'è cambiato? Come sei riuscito a recuperarli e a farli giocare da americani quali loro sono? È cambiato sicuramente che abbiamo parlato un pochino dopo la partita, ma ti ripeto, non metto assolutamente in dubbio le capacità morali di questi ragazzi, perché onestamente anche Scafati l'abbiamo giocata in delle condizioni difficili ed era difficile anche per loro emergere. C'è anche da dire che Jay dall'inizio dell'anno e Carroll da quando è arrivato veramente hanno preso forse 10 minuti di... Che Jay penso non sia quasi mai uscito nelle nostre partite,
Carroll anche gioca tanti minuti, gioca anche spesso fuori ruolo per necessità. Quindi sicuramente ci fa comodo le partite, tante partite ravvicinate per darci più chimica. Non ci fa comodo perché faccio veramente fatica a far recuperare un pochino questi ragazzi. Ed è l'unica cosa che dobbiamo fare adesso, perché pensando al prossimo impegno contro la Stella Azzurra, credo che il primo punto da cui non si può prescindere è l'intensità per il tipo di squadra che sono loro. E noi in questo momento l'intensità ce la possiamo avere con qualche rotazione in più, perché veramente ci stiamo prosciugando di ogni energia. Però lo staff medico è già al lavoro da 2 secondi da quando è finita la partita. E useremo questa settimana per recuperare qualcosa, però voglio chiudere veramente facendo i complimenti ancora ai ragazzi per quello che hanno fatto. E una cosa importante che ci tengo tantissimo a dire, per questa fase di campionato, le nostre partite qui a Guidonia sono terminate, ce ne saranno altre due nella fase orologio. Io voglio ringraziare veramente i ragazzi che stanno tifando per noi, perché sono incredibili, ci hanno preso a cuore in pochissimo tempo, e ci tengo veramente tanto a ringraziarli perché se lo meritano. Il loro incitamento è una cosa che, nonostante siamo abbastanza lontani da casa, ci fa tanto piacere e ci dà forza durante le partite. Grazie mille.